Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, dove nella scorsa puntata abbiamo eliminato dalla circolazione i maghi del prato. Oggi invece andremo verso la foresta. Foresta che non è particolarmente forte come territorio, però ha delle carte che di base hanno un numero elevato di HP, di attacco, quindi col potenziamento della foresta possono dare dei problemi. Adesso lo vedremo, perché ovviamente vedremo all'azione, ma col nostro deck ovviamente non abbiamo nessun problema, soprattutto con un drago nero meteora che con Marte praticamente riesce a schiacciare praticamente tutti i mostri di tipo Giove che possiede il nostro avversario. Anche Dragotuono Bicefalo comunque può tener testa ancora qui, per cui non è un grosso problema. Ovviamente campo foresta, perché giustamente loro partono con il potenziamento, tra virgolette. Eccolo, vedete, Jiraigumo. Carta che non bisogna sottovalutare, arriva addirittura a 2700, quindi diciamo 100 punti soltanto in meno a Dragotuono Bicefalo. Direi che il Dragotuono Bicefalo in questa parte del gioco è quasi fondamentale, quindi ragazzi, se volete, vi consiglio di farmare, appunto, di ottenere le carte Drago e Tuono e poi moltiplicarvele. Procediamo. Qui sarebbe successa la stessa cosa, se fossimo usciti per salvare avremmo dovuto riaffrontarlo dopo, quindi vi consiglio magari di affrontarli tutti insieme, perché tanto male che vada. Ok, una volta che peschiamo Drago Nero Meteora abbiamo praticamente vinto, a meno che lui non utilizzi trappole o carte particolari. Avete visto? 2950. Quindi questo mi avrebbe dato tanti problemi. Per questo vi ho detto che è importante avere il Drago Nero Meteora. Cioè, Dragotuono Bicefalo è forte, qua ovviamente avrei avuto una sfiga assurda a beccare la carta che mi avrebbe battuto Dragotuono Bicefalo. Però fortunatamente io già avevo preso il Drago Nero Meteora. Anche perché avere la possibilità di prenderlo tramite il Mago del Prato è decisamente facile. Quindi perché non approfittarne? E abbiamo preso anche la chiave del millennio. Per cui prossimo tempio. Tempio del deserto. Qui ci sono dei mostri abbastanza infami, anche se in realtà i mostri del deserto non sono fortissimi. Per cui diciamo che il Tempio del Deserto forse è uno tra quelli più semplici come templi. Poi ovviamente tutto dipende anche dal deck che utilizzate. Questo mi sembra logico.
Il fatto però è che loro, ad esempio, la maggior parte dei mostri utilizzi la runa Urano. E io con Plutone ho fatto un po' una cagata su Dragotone Bicefalo. Perché Urano batte Plutone, ovvero la roccia batte il fulmine. Ecco, in poche parole. Ok, così levo più carte. Come runa non mettiamo Plutone, mettiamo Luna. Drago Zombie già 2100 non è fortissimo, però può dare qualche problema se non avete un deck decente. Mi sa che ha un altro Drago Zombie, mi è andato anche un po' di culo. Esatto, mi è andata qua molto di fortuna, perché non ha utilizzato altri tipi di mostri che mi avrebbero potuto mettere in difficoltà il Dragotone Bicefalo. Stregangelo addirittura, mamma mia che carte. Procediamo. Anche qui ovviamente campo terre desolate. Non utilizziamo Plutone, ovviamente, utilizziamo Luna, che è meglio, perché la maggior parte delle loro carte sfruttano la runa Urano. Ecco, come in questo caso. Se adesso vi facessi vedere cosa succede se utilizzo appunto la runa Plutone, visto che comunque posso creare tanti draghituono bicefalo, quindi posso anche rischiare, vi faccio vedere che, vedete, Urano si potenzia in confronto a Plutone, ecco. E già il fatto che mi abbia messo muro del labirinto non è una bella cosa. Anche perché lui ne possiede tre. Devo aspettare o il Dragotuono Bicefalo, volevo dire o il Drago Meteora o i Raikiri. Perché il muro, avendo runa Luna, hanno Uranua, quindi no. Niente, ho detto una cagata. Vedete le carte che possiede lui? Sono carte che sono forti anche senza il terreno. Questo perché? Perché, come vi ho detto prima, quando le affronterete, se li volete affrontare in duello libero, vi potrebbero mettere in difficoltà. Certo, 4 draghituoni bicefalo in campo è tanta roba. E anche lui a casa. Ovviamente il rango è sceso perché ho perso tanti turni, però vabbè, l'importante è avercela fatta. Altro oggetto del millennio. Devo dire che siamo stati molto veloci nel battere questi templi, per cui facciamone ancora uno. Quello del mare, così poi nella prossima puntata dovremo fare quello della montagna e continuare la storia. Ok, va bene, si può fare. Tempio del mare, che ovviamente è uno dei più facili per me, avendo il deck tuono.
Campomare, ovviamente. Però c'è un piccolo particolare: i mostri di tipo tuono vengono potenziati. Ebbene sì, quindi il mio drago tuono bicefalo non solo ha la runa Plutone, che è a favore rispetto alla runa Nettuno che utilizzano i mostri, cioè diciamo che utilizzano questi mostri. Vabbè, anche lui fa il drago tuono bicefalo, non è un problema. Però come stavo dicendo, la mia runa Plutone ha un vantaggio sulla runa Nettuno che utilizzano loro. Quindi, tanta roba. Ora però questo qua non so se mi vale anche come drago. Non lo so se mi valeva, infatti. Non lo ricordavo perché essendo comunque quella forma mi ricordavo mi valesse anche come drago, invece no, quindi va bene. Addirittura un mostro tipo Urano, non dirmi che hai anche tu il muro. Porca miseria, tartaruga roccia. Poco male, non è un problema. Non mettiamo Plutone, perché lui ha la runa Urano e quindi si sarebbe potenziato. E che palle! Tutti i mostri forti in difesa, ma... Vedete, Plutone si potenzia su Nettuno. Qui non vado neanche per il sottile. Tanto il rank non mi interessa. Il mago del mare non dà carte eccezionali, quindi posso tranquillamente andare dritto per la mia strada. Andiamo avanti. Affrontiamo anche il grande mago del mare, Tonnorio Mare, il capitano Findus. Allora, anche qui andiamo giù di drago tuono bicefalo con runa Plutone, dato che lui comunque possiede carte varie, possiede mostri forti di tipo acqua e mostri forti anche di altri tipi. Un bel drago nero meteora che però mettiamo con runa sole. Avete visto già i primi mostri che toccano i 3000 punti. Allora, qui facciamo così e così.
è un mostro con 3000 di difesa, già qui potrebbe essere un problema. Se non si hanno delle carte buone, potrebbe essere un problema. Strega oscura. Qual è strega oscura? Forse quella da 1800 di attacco. Quella che ottenevo all'inizio del gioco fondendo. Altro oggetto. E quindi direi che per il momento possa essere tutto. Nella prossima affronteremo il campo montagna, che aumenta il potere del tipo drago. Quindi io sarò molto potenziato. E continueremo l'avventura perché non è finita qui. Ci sono tante cose che bisognerà fare. Quindi per il momento è tutto. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me. E ci vediamo alla prossima.